Sabato scorso al Medici di Polla si è disputato il quadrangolare di calcio Memorial Ettore Volpe. Le squadre partecipanti si sono dati appuntamento per ricordare un uomo che nel suo breve passaggio di vita ha dimostrato affezione e grande passione verso lo sport. Il fratello Fabio ha voluto che le compagini fossero non solo del territorio provinciale ed in campo, oltre alla squadra della Pollese, vi erano rappresentative di Teggiano, di Buccino e di Latronico della provincia di Potenza. In circa 4 ore di gara a spuntarle è stata la squadra del Buccino che ha fatto man bassa di risultati, sconfiggendo tutte le avversarie ed aggiudicandosi il secondo Memorial Ettore Volpe. Da sottolineare la sportività in campo per vecchie glorie del calcio, infatti il torneo era dedicato ai soli quarantenni con solo 2 35enni a squadra. In occasione della gara tra Pollese e Latronico, che dopo i tempi regolamentari era finita sullo 0-0, dal dischetto per decretare la vincitrice della gara, l'incredibile numero dei penalty sbagliati ha fatto sì che si andasse ad oltranza e solo dopo circa 20 minuti e dopo molte risate da parte del pubblico presente, il Latronico ha fatto suo l'incontro. Dopo la premiazione, i giocatori e la famiglia hanno potuto trascorrere una serata gustando la cena sotto le stelle di Polla, ricordando un grande amico, un grande sportivo come Ettore Volpe. È un momento di ricordo, un momento di sport. Parliamo un pochino di Ettore. Che persona era in seno allo sport? Beh, era una persona che cercava comunque di aggregare, soprattutto nel sociale, i giovani. Aveva un entusiasmo che riusciva a coinvolgere un po' tutti. E diciamo anche grazie a lui che io ho iniziato a calcare i campi di calcio e ho avuto la possibilità di incontrare e conoscere tutte queste persone che ancora oggi circondano, diciamo, il mondo del calcio. E infatti dopo 30-35 anni siamo ancora qua ad onorare lo sport, uno degli sport più belli del mondo. Un fratello maggiore che ti ha spinto nello sport e che oggi viene ricordato con un insieme di amici del nostro territorio. Sì, senz'altro. E diciamo, sono degli aneddoti che poi ritornano alla mente, che tutti questi anni a livello di calcio amatoriale, anche a livello di calcio professionistico, perché negli anni passati lui era dirigente del Valdiano insieme all'avvocato Episcopo, insieme a Manzolillo, e grazie a lui anche oggi si riescono a fare tutte queste cose, che ha lasciato in me questa voglia e questo spirito di organizzare, che lui era un grande promotore, un grande organizzatore. Quindi secondo Memorial, ma c'è spazio sempre e di più anche per implementarlo, anche per pensare qualche cosa di diverso per il futuro? Sicuramente anche in futuro cercheremo di fare altre manifestazioni del genere e cercare di coinvolgere più squadre, cercare di ampliarlo a più giorni anche la manifestazione. Ecco perché lo sport in questo caso lega e unisce anche persone che non ci sono più. Come? Soprattutto bisogna sempre avere un ricordo vivo di queste persone che ci hanno lasciato qualcosa nel bene o nel male, ci hanno dato un insegnamento che ci resterà per sempre.